Una rivalità che va avanti su YouTube da diversi anni e che oggi ha un peso fondamentale per gli sviluppi di questa YouTuber League. Benvenuti a Roma Lazio, benvenuti al derby di Roma, l'ultima sfida del gruppo del Sud del girone d'andata però, ed è una sfida fondamentale perché sappiamo già che una delle due finaliste, quella che ha vinto il gruppo del Nord, è la Juventus, che ha superato il Milan per 10-7 nell'ultima sfida. Non sappiamo però chi sarà l'avversaria dei bianconeri. Potrebbe essere la Lazio in caso di vittoria contro la Roma, Lazio che ha battuto il Napoli, Napoli che ha battuto la Roma. Giallorossi che invece vogliono fare uno scherzo ai cugini vincendo oggi e mandare in finale il Napoli. Accanto a me, come sempre, sempre e comunque, c'è Lasagna. Ciao Fede, come stai? Bene, carino, sei molto emozionato oggi. Io, guarda, sono emozionato perché il progetto che è partito quest'estate, che è cominciato con il derby di Milano e che si chiude almeno per la parte d'andata con il derby di Roma, è un progetto che sta crescendo. Siamo a Roma che, oltre che caldissima, anche carichissima per vedere questo derby. Sì, sì, mi piace, questa se l'è preparata in macchina prima. Accanto a Lasagna, l'ho chiamato, te lo confesso, perché l'ultima volta che ho fatto la telecronaca lui, la Roma ha vinto il derby. Pierino! Vieni Pierla su! Vieni Pierra! Ciao! Ciao, eccomi qua, direttamente ragazzi da Parigi. Fede, e non potevo non onorare la causa. Oddio mio, scusati. No, imparziale. Ho sbagliato. Ecco, sono qui per commentare questa partita. L'ultima volta che sono venuto la Roma ha vinto. Sì, quindi sì. Fede mi ha chiamato apposta per questo, per fare il talismano, far rivincere la Roma. Non è vero, ti ho chiamato perché sei un grande telecronista. Ah, ok. Diciamo. Grazie mille, allora. Ma prima di cambiarmi, lo sapete, qui c'è un banner meraviglioso, YouTuber League, ma soprattutto Numero 10, che è la nostra app di fiducia, lo sponsor della YouTuber League, il main sponsor di questa competizione. Dovete sapere, e lo sapete già, che se scaricate l'app dal primo link in descrizione o dal codice QR che trovate qui alla mia destra, potete essere sorteggiati entro il 23 novembre per vincere una copia di FIFA 23. Detto questo, io vado ragazzi, c'è il derby. Wolf, che ha segnato nel penultimo derby con la Lazio il rigore decisivo, che però a Napoli ha lasciato un po' a desiderare. Oggi hai deciso di impegnarti o no? Oggi sto fuori, così almeno non c'è dubbio. Parto fuori, mi metto lì, sto tranquillo. Ti sei risposto da solo? Sì, no, dai, daremo... Che schifo, aggiungerei. Daremo il massimo, però parto fuori, sì, parto fuori. Vabbè, dai, è andata così. Dici la verità, sei teso, c'hai paura, eh? Molto teso, più che altro perché ho giocato sempre in mezzo e adesso torno nel mio ruolo originale, ovvero io faccio il portiere a 11 a 8, quindi speriamo di andare bene, dai. Finalmente hai realizzato il sogno della tua vita, dopo che ci siamo visti al firmacopie Valespo. Siamo di nuovo riuniti 3 anni dopo. 3 anni dopo, tanto l'età è quella. No, allora... Valerio Mazzei e Sespo riuniti assieme per questo derby che non è solo un derby della capitale ma anche derby dei Valespo. Chi è meglio, Mazzei o Sespo? Domanda spassionata. Valerio. Edoardo. Che carini, vi spalleggiate a vicenda. Invece chi prende più pali? Valerio. Te. In che senso? Io non sto giocando, io sto parlando di calcio, ragazzi. Di calcio. Allora, e io, no, di calcio io. Io faccio più gol. Federico Marconi, capitano e bomber? No. Sei carico oggi al derby? Sono carico, lo sarei stato anche senza la sconfitta di Napoli. Lo siamo a maggior ragione perché abbiamo giocato 2 settimane fa, non è andata bene. Al di là di tutto non abbiamo giocato noi una bella partita e quindi dobbiamo cercare di
un po' per orgoglio capovolgere la situazione. E poi tutta quella che è la situazione nel girone, chi va in finale, a noi interessa poco. Vogliamo vincere, non importa chi c'è dall'altra parte. Ma allora, sicuramente prometto tanta grinta, anche perché comunque siamo a un passo dalla qualificazione, ci manca solo questa partita. E quindi prometto, ci proveremo in ogni modo. Quindi anche oggi con la Lazio si andrà ai rigori? Le ultime due volte è andata così. Ho concluso le partite con dei bypass. Preferirei non farlo questa volta, però dipende dalla partita. Noi naturalmente vogliamo vincere e vogliamo vincere nei regolamentari. Forza Roma. Lazio. Vabbè, grazie. Partiamo dalla Lazio. Partiamo dal portiere, ha giocato in difesa ma ora gioca in porta, DC System. E adesso facciamo entrare un armadio difensivo che non fa passare nessuno, un colosso, Nemos. Prima partita per lui ufficiale, facciamo entrare Sciscione. E adesso Arcos. E adesso un giocatore molto forte, non che gli altri non lo siano, però un giocatore particolarmente forte che giocherà per la Lazio, ma si chiama Lorenzo Roma. E adesso alziamo ancora di più il livello col giocatore più forte della rosa della Lazio. Facciamo entrare Giovanni Stramacci. Presentazione epocale molto giusta per un giocatore di questa pesantezza. E adesso facciamo entrare per la Lazio Lollo Giampaolo. Facciamo entrare Savage. La scorsa volta ha segnato in rovesciata. Sapete tutti di chi stiamo parlando. Sespo! E ora è il momento del capitano Gigi Buccianti. Sempre presente dal primo derby, non ne ha saltato uno. Con la faccia di capitano, vediamo se sarà decisivo. E ora facciamo entrare l'altra squadra di Roma. Vediamo se si dimostrerà più forte. La Roma! Partiamo dal portiere, anche lui sempre presente, Antoine. Facciamo entrare Claudio Pellegrino. È il momento di un giocatore molto forte, con milioni di follower su TikTok, il boss del freestyle. Si dice che abbia più gol fatti che capelli. Facciamo entrare Ivan Grieco. Stessa cosa per il prossimo che farò entrare per la Roma, Reid Kundispa, uno dei maggiori esponenti della Roma nel panorama della YouTube calcistica. Ma come cazzo si fa? Facciamo entrare Sequel. È il momento adesso di un traditore, di un Kolarov, di un Pedro. Giocava per la Lazio anni fa, ora è passata alla Roma e fronteggerà il suo amico Sespo. Facciamo entrare Valerio Mazzei. È il momento che tutti aspettavate. Il creatore della YouTuber League, nonché capitano della Roma, Federico Marconi. E soprattutto il principe, che mi sono scordato di chiamare, mi odierà e vedrete che sarà quello decisivo. Della Roma che saltellano, vediamo Federico se sarà decisivo, se prenderà solo pari. Si comincia, primo possesso da parte degli Aquilotti di Roma, della Lazio, palla a Nemos. Occhio allora a Nemos che imposta, mamma mia, la Lazio sbaglia già, batte lui Federico, Federico Marconi batte dentro, ma viene intercettato il pallone. Attenzione allora a Savage, Federico prende il pallone e tira, palla di poco fuori, prima occasione per la Roma, non sono passati neanche 60 secondi. Bellissimo stop di Mazzei che prende il pallone, attenzione Mazzei, torna indietro per Federico, occhio allora a Feder, capitano, il pupone, Sespo recupera il pallone, che gladiatore, ma lo riperdono, attenzione al principe che si appoggia a Valerio, prova il tiro Valerio, che volo di DG System, anzi GK System, mamma mia,
il principe di Roma che prende il pallone, prova ad avanzare, serve con Dispa. Attenzione, proprio lui, Valerio! Palla fuori! Altra occasionissima da parte della Roma, altra occasione da parte di Valerio che non entra. Roma sempre più vicina al gol. Occhio, allora riparte la Lazio, attenzione, proprio lui prova ad avanzare. Attenzione, palla Sespo, non si intendono i due, brutto passaggio da parte di Lollo Giampaolo. Siamo venuti qua per vedere Mazzei, segna! Attenzione, vediamo se segna la Mazzei. Occhio a Kundisma che prova la rovesciata, salto carpiato alla Ibrahimovic, ma può ripartire la Lazio. Calcio d'angolo, prova a battere in mezzo, attenzione! Di testa Kun, palla di poco fuori. Ottimo il passaggio per Lorenzo Roma che si disimpegna, la passa a Nemos alla ricerca di Nemos. Attenzione, Federico gli recupera il pallone però. Occhio che porta il contropiede per la Roma. Può provare la finta, attenzione. Si appoggia dietro, proprio lui per il principe. Vediamo se proverà il tiro da fuori, murato però da Lorenzo Roma. Occhio ancora Marconi che non prova il tiro, la passa molto male però. Riparte in contropiede la Lazio. Occhio, e Ivan Grieco ferma tutto. Occhio alla Nemos, rimessa laterale molto elegante per Savas. Attenzione, palla Sespo, potrebbe provare il tiro di poco fuori, c'è stata una deviazione. Calcio d'angolo, batte Sespo, attenzione Sespo per Lorenzo Roma che prova il tiro di prima. Mamma mia, deviazione che poteva essersi fondamentale. Palla di poco fuori, sarà di nuovo calcio d'angolo. No, bruttissima giocata da Bosel freestyle. Mamma mia, Sespo fa ripartire la Lazio, palla in mezzo, attenzione, ci arriva Lollo Giampaolo, palla Lorenzo Roma che detta il tiro, gol! Golazzo! Con la maglia di Cataldi, Lorenzo Roma 1-0. Esulta il pubblico con il ciriaci. Gol fondamentale in questo momento, la Lazio, se la partita dovesse terminare qua, è qualificata alla finale della YouTuber League. Esce Federico Marconi, entra Rey dal suo posto, attenzione intanto calcio d'angolo, non ci va nessuno. Occhio allora, proprio lui prende il pallone, Valerio che serve il principe. Occhio al principe che prova il tiro da fuori, palla che becca l'incrocio dei pali. Reazione da parte della Roma, la Roma c'è, vuole pareggiare questa partita. Occhio a Gigi che prova un lancio lungo per Lollo Giampaolo, bellissimo stop e tiro, palla fuori. Attenzione, cosa succede? Calcio di rigore? Calcio di rigore, attenzione, incredibile, non ho capito cosa è successo. Calcio di rigore regà, c'è stata una mano di Lollo Giampaolo. Sta arbitrando Fuse Gamer, ve lo dico, grande Fuse, grande mister, hai capito? Non si capisce cosa è successo, si lamenta tutta la Roma. Pare che sia calcio di rigore. Si lamenta tutta la fila romanista. Sikolf non ha parole. Antoine spazza via il pallone. Antoine, questo sarebbe da munizione, Antoine. Ah, rigore tolto. Attenzione, niente rigore. Un'incomprensione. Suona la carica Ivan per la Roma, anzi suona il violoncello, ma lo suona pure male perché attenzione che recupera il pallone, esce Antoine, può provare il tiro da fuori sala, ma c'è fallo, arbitrino ferma tutto, fallo, carica sul portiere. Quali sono le condizioni di Antoine e di Lollo Giampaolo? Antoine adesso ci hanno detto che ce la fa rientrare e sono contento perché l'avevo visto molto male, però vorrei fare un in bocca al lupo a Lollo che l'ho visto con uno sgarro sulla gamba, quindi spero che si riprenda anche lui e che possa continuare anche lui questa partita, perché ce ne stiamo dando parecchio
in modo agonisticamente giusto, questo voglio sottolinearlo, non c'è cattiveria, però è partita vera. Quello che ho visto io, in diretta. Allora, quando due giocatori fanno entrambi fallo, si conta quello più grave in termini di intensità, impatto tattico, provvedimento disciplinare. L'attaccante è quello che ci ha messo più foga perché aveva più intensità di spinta rispetto al portiere che ha fatto il suo, poi si è spostato la palla ma ha toccato comunque il portiere, quindi è fallo a favore della difesa. Torna indietro, passa Ivan, bellissimo lancio lungo, non c'è più tempo secondo l'arbitro, fine primo tempo, Lazio in vantaggio per 1-0. Mi sono un po' inalberato prima perché era stato concesso un rigore inesistente, fallo di mano di Giampaolo, è stato tolto dopo numerose lamentele e VAR vari. Anche te l'hai presa con la mano però. Ma io l'ho presa con la mano per stoppare il pallone perché lui aveva fatto il fallo, cioè l'ho presa volutamente con la mano. Ok, va bene, solo capire questo. Va bene, grazie, buona partita. Beh, intanto ci tengo a dire che secondo me è una bellissima partita, sapevamo che sarebbe stata bella tirata, comunque la Roma è sempre un derby alla fine, quindi speriamo di continuare così e speriamo di portarcela a casa. Primo tempo che ci ha riservato emozioni incredibili, è successo di tutto, tranne i gol della Roma, l'unica cosa che è mancata in questo primo tempo, quindi romanisti taglie. E allora si riparte con questo secondo tempo, let's go! Buona fortuna alla Roma, vediamo se riuscirà a pareggiare, attenzione. Palla Federico, che imposta l'azione, prova ad avanzare. Sequolf che è entrato e sta già facendo meraviglie, mamma mia. Attenzione, ferma di mano, calcio di punizione per la Roma. Batte il capitano, Federico. Dai Fede! Dai Fede, abbiamo tutti fiducia in te. Dai Fede, abbi fede, calcio di punizione, tiro, parata, deviazione, no! Si salva la Lazio, attenzione, Valerio ha subito un colpo, è stato colpito, potrebbe esserci calcio di rigore, secondo l'arbitro però non c'è fallo, ora ad avanzare, la passa al centro ma viene fermata, allora attenzione che può ripartire Lazio, ma Pellegrino spazza via, allora attenzione la Roma che può ripartire con questo contropiede, Federico passa la palla in mezzo, attenzione, ci può dare, 1-1, pareggia la Roma, impazzisce la panchina giallorossa, entrano tutti in campo, posso dirlo, pareggio meritato, let's go! Riparte la Roma con Claudio Pellegrino che si appoggia a Sicor. Sicor però perde palla. E allora occhio, Sicor la recupera. Che aggancio da parte di Sicor. Queste sono le giocate che ci piacciono. Allora attenzione Federico. Che la passa a Principe. Che si appoggia a Mazzei. Occhio a Mazzei, la Roma alla ricerca del gol del 2-1. Che arriva adesso. Roma in vantaggio. 2-1. Valerio Mazzei. Vantaggio meritatissimo per la Roma! Mamma mia che partita ragazzi, al cardio palma! Valerio Mazzei! Si riparte allora, Lazio in svantaggio di un gol, 2-1 per la Roma. Occhio allora, Lorenzo Roma che viene fermato dal capitano, riparte la Roma allora con Reid. Attenzione, vediamo se ci arriva Mazzei. Fallo! Fallo! Si riparte allora con Gigi. Occhio a Gigi, bellissima sterzata. La Lazio adesso è sotto, ha tutta la pressione del caso, deve assolutamente trovare il gol del pareggio se vuole qualificarsi alla finale della YouTuber League. Occhio a Gigi. Gigi prova il tiro da fuori, palla fuori. Con questo risultato, ricordiamo, il Napoli andrebbe a disputare la finale della YouTuber League contro la Juve. Si incazza Gigi. Attenzione. Occhio allora Federico sulla fascia che serve Mazzei che può riprovarci. Bellissimo dribbling! 3-1! Che giocatore! Ancora lui, sempre lui, Valerio Mazzei! Che giocata e che giocatore! Yeah, yeah.
cazzo! Con Sesco che ha il pallone, deve riuscire a fare meglio del suo rivale. Attenzione all'orlo Giampaolo. La Lazio non si dà per vinta. Brutta giocata, però attenzione, Lorenzo Roma di punta, palla fuori, una Lazio senza idee, che non sa più cosa fare, ma che deve, è obbligata moralmente a cercare la via del pareggio. Calcio di punizione, Gigi come Roberto Carlos, guardate che rincorsa che ha preso, passaggio per Lorenzo Roma, prova il tiro da fuori, Murato, da un gladiatore il cui nome è Raid, occhio ora Savage, che lancia la palla in mezzo, ferma tutto, si quanta, che rilancio! Occhio a Sesco, Sesco recupera il pallone, occhio, prova ad andare avanti ma viene fermato, calcio di punizione per la Lazio, prende la rincorsa Savaggio, baratona di Antoine, attenzione però, Stramacci col pallone, la prova ad andare in mezzo, viene fermato Sesco, non c'è nulla, Sesco è invitato a rialzarsi, occhio a Nemos che spazza il pallone ma Principe lo recupera, attenzione c'è l'avanzata giallorossa, occhio alla botte freestyle che serve Marconi, può provare il tiro, palla fuori per Marconi, vicinissimo al 3-1, mamma mia, vedi, allora va a battere il calcio d'angolo, intanto Mazzei vuole rientrare in campo, occhio allora la Lazio che si riappropria del pallone, Savage, occhio a Savage, nessuno lo marca, prova a far tutto da solo, tira, gol, pareggia la Lazio, che gol, che giocatore, Valerio, realizzare la doppietta che t'hanno tolto, 2-2 e la Lazio, attenzione perché con questo risultato si andrebbe ai calci di rigore, quindi qualificazione alla fine di Super League ancora aperta. Allora Antoine, attenzione, serve proprio lui sulla fascia destra, il boss del freestyle che suona la carica per la Roma, servito Principe, attenzione, bellissimo lo scambio, attenzione, il boss che ha la palla, c'è Kuntispa in mezzo, prova a servirlo, attenzione, non ci arriva Valerio, mamma mia, Roma vicinissima al 3-2, di pochissimo, attenzione Lollo Giampaolo, prova a tiro, paratona di Antoine, azione molto improvvisa da parte della Lazio, ma la palla va fuori, calcio d'angolo, Antoine che salva la Roma, eccolo Giovanni che ha il pallone, prova il passaggio, il tiro in mezzo, paratona di Antoine, che salvataggio da parte del portiere giallorosso, occhio però la Lazio è ancora in avanti, ancora Antoine che salva il sedere alla Roma, attenzione ancora la Lazio in avanti, palla in mezzo, attenzione, bellissimo stop da parte di Gigi che però viene fermato, allora attenzione alla Roma con Kuntispa, Kuntispa prova ad avanzare, viene fermato da Stramacci, può ripartire la Lazio con Sespo, attenzione Sespo che prova a servire Lorenzo Roma, palla Lollo Giampaolo che prova il tiro e ancora Antoine che salva tutto, mamma mia che portiere, che salvataggio, la Roma è ancora viva grazie alla persona, il tuo nome è Antoine, e allora fischio finale esattamente come qualche derby fa in cui commentavo proprio io, si andrà ai calci di rigore, questa è testa e l'una è croce, croce testa, quindi partito per primo o secondo? Primo, ok, voi secondi, tiriamo un po', ha vinto Duarte lui oggi, quindi vincono, è scritto ragazzi, è scritto, ma no, è scritto, già scritto, la palla la potete mettere un po' più avanti e fino a stare. Questi sono i momenti in cui l'ansia è più forte di qualsiasi altra cosa, i momenti in cui c'è un uomo e il giocatore contro un altro uomo, il portiere, si sfidano, si guardano, batte Raid, gol! E la Roma comincia col piede giusto, gol e 1-0 in questi calci di rigore. E adesso va colui che si è fatto male, ma che si è alzato ed è davvero lottatore, ha ripreso la partita, Lollo Giampaolo, per rimettere le cose in parità. Ricordiamo, se la Lazio non dovesse vincere in finale di YouTuber League ci va a Napoli. Batte Lollo Giampaolo, gol! Anche questo tiro centrale. E adesso va il boss del freestyle che si deve far perdonare l'errore del gol dell'1-0. Probabilmente gli ho messo pressione in questo momento.
Vediamo se riuscirà a gestirla. Parte il boss. Parata del portiere. Attenzione. E adesso la Lazio può portarsi in vantaggio. Va Sespo con la maglia di Immobile, che è rigorista. Vediamo se seguirà le sue orme. Sespo! Freddissimo. Rete. In vantaggio la Lazio. E adesso rigore pesante per la Roma, che non può più permettersi di sbagliare. Vakun dispa. Vakun, concentrazione nei suoi occhi. Parte il tiro. L'ha quasi presa al portiere, ma la palla entra. E allora rigore altrettanto importante per la Lazio. Va Gigi, il capitano. Terzo rigore per la Lazio. Occhio al Gigi, prende la rincorsa e la butta dentro. Non ci arriva Antoine. E allora 3-2 per la Lazio. E adesso va Federico, il capitano, che si prende la responsabilità. Federico contro Digi System. Parte il destro, gol! Freddezza incredibile, micidiale. Quarto rigore per la Lazio. Va Lorenzo Roma, l'autore del primo gol di questo match. Tutta la pressione su di lui. Fischia l'arbitro. Parte Lorenzo Roma, gol. E adesso si mette male per la Roma. Quinto rigore per la Roma. Se la Roma sbaglia, saranno i biancocelesti a risultare. Vediamo se DC System farà partire i festeggiamenti della Lazio. Parte il principe, gol! E adesso è quel momento lì del rigore che potrebbe essere decisivo. Va Savage, l'autore del gol del pareggio della Lazio. Quanto pesa questo pallone in queste situazioni. Ci si sta giocando il primato capitolino e la finale della YouTuber League. Parte Savage contro Antoine. Il destro, gol! E la Lazio vince e accede alla finale della YouTuber League 2022. Alla Lazio, perché ha vinto la partita, perché si andrà a giocare la finale. Tutta Italia sperava in Napoli-Juve. Credo meritassimo un po' di più noi per quello che si è visto in campo, e questo però è un demerito, perché se non chiudi la partita, poi il 3-1 l'avevamo fatto, il pallone secondo me non era uscito, poi rivedrò al montaggio. Però in caso si annulla. No, ormai è tardi. No. Ormai è tardi, direi. Però peccato. Posso dire che oggi mi porto a casa tante belle cose. Tipo me. L'ha detto lei. Mi porta a casa tante belle cose, tra cui lasagna, ma soprattutto una bella squadra. Credo che potremo dire la nostra nel girone di ritorno. La YouTuber League finisce sempre a maggio, però brava Lazio, adesso si va a giocare la finale contro la Juve. Come ti senti? Mi sento bene, modestamente ho segnato anche il gol del 2-2, quindi vabbè, giusto per fare ma, un po'. Va bene, ma allora sei bravo solo tu. Per mandare un messaggio al signor Campolunghi, giusto per dire. Mandiamoglielo, dai, ci vediamo in finale, bello. Dai ragazzi!